Maria Grazia Nasazzi, presidente della Fondazione Comunitaria delle Chiese, è qui oggi per raccontare quelle che sono le nuove iniziative appunto della Fondazione. La raccolta fondi Aiutiamoci, questa volta con il sottotitolo Contrasto alle povertà, continua per la sua terza fase. Intanto la prima domanda è quali sono queste povertà, dato che è un termine al plurale? Sì, volutamente sono le povertà, non una povertà diciamo astratta, ma le povertà, quali esigenze e bisogni dell'uomo, per cui una povertà educativa, alimentare, economica e abitativa, che sono diciamo i bisogni primari della persona. Ecco, le iniziative di Aiutiamoci hanno raccolto nel corso degli ultimi mesi, insomma, dall'inizio più di 5 milioni di euro. Per questa invece terza fase, appunto, siamo già a quota oltre 500 mila. Intanto se ci dice da dove arrivano questi fondi che avete raccolto e a cosa sono indirizzati. Sì, certamente sarà una raccolta molto diversa dalla prima. La prima è stata, come dire, più di popolo, di personaggi, 8.500 donatori, eravamo in un tempo senz'altro particolare. Non meno difficile e fragile questo tempo che stiamo vivendo oggi, ma dobbiamo come ricompattare oggi, creare una piattaforma, creare una coesione, riprendere anche proprio un tessuto sociale che è un po', come dire, in affanno. Allora, quell'importo e la cosa molto bella è che i primi che si sono fidati di questo fondo, che nasce prima di tutto per una erogazione della Fondazione Comunitaria delle Chiese, poi della Cariplo e della Fondazione Vismara, ma poi c'è stata proprio una rincorsa quasi da parte di molti amministrazioni comunali nel dare le risorse proprio per sottolineare questa volontà nei territori di leggere e di guardare i bisogni. Per cui abbiamo parecchi comuni, abbiamo club di servizio come Rotary, per esempio, e poi altre fondazioni, l'Ario Reti, l'ACEL, cioè enti che di per sé stesso hanno avuto una storia già delle relazioni con la fondazione e chiedono alla fondazione proprio di fare come da cassaforte da un certo punto di vista e individuare dove far convergere queste risorse perché siano il più possibile passi di concretezza e non tanti discorsi. Ecco, quindi appunto sono più che altro chiamati i territori, i comuni anche e gli enti a partecipare a questa raccolta e loro potranno decidere queste donazioni dove finiranno in soldoni. A controllare tutto questo un comitato di indirizzo composto proprio da figure delle istituzioni, per esempio citiamo il presidente della provincia Claudio Suelli, ma anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, anche in rappresentanza di Ilario Reti, anche però appunto. Questi enti, cioè per esempio una rappresentanza per quanto riguarda Rotary, ma anche in realtà come il CSV dentro a questo comitato di indirizzo, che scopo ha e perché nasce? Questo comitato di indirizzo, accanto al consiglio di amministrazione della fondazione stessa, darà le indicazioni di come utilizzare le risorse, che detto così è un pochino riduttivo. Dobbiamo dire che abbiamo fatto in fondazione un grosso lavoro per costruire questo gruppo, che è un gruppo di indirizzo che prima di tutto deve mettere insieme e deve condividere idee, ideali, mappature e anche percorsi, cosa non sempre facile perché ognuno evidentemente ha come davanti agli occhi la propria specificità e va avanti su quella strada. Allora, insieme la fondazione diventa una casa comune, una casa di tutti, in cui davvero potersi ritrovare e decidere insieme dopo un'analisi che viene dai territori perché stamattina nella conferenza stampa il dottor Fosti proprio diceva questa cosa: non si possono far cadere dall'alto alcune iniziative, occorre che queste iniziative prendano radici nel territorio, il più possibile vicino alle case e alle scuole dove la gente vive. Bene, grazie mille Presidente. Questa raccolta è aperta anche a eventuali privati che volessero partecipare, ma come ci diceva,
voi tenterete di racimolare i fondi più che altro da enti e situazioni di questo tipo. Grazie mille, speriamo di aver raccontato questa iniziativa organizzata dalla Fondazione Comunitaria del Lecchese e per tutti i prossimi aggiornamenti continuate a seguire l'Eco FM.